Siamo ad Arezzo. Perché siamo ad Arezzo? Perché che non lo sto a fa? Cittadina da 100.000 abitanti circa, situata alle porte della Toscana, con tanto cibo buono, tanti posti belli. Quindi oggi andremo alla scoperta, sia mia che magari vostra, perché vi posso dare una mano, chi lo sa, del cibo aretino, toscano. Dovete sapere che la Toscana è uno dei miei posti preferiti per principalmente un paio di motivi: il cibo, e chi l'avrebbe mai detto, ma soprattutto perché l'accento toscano è il mio accento preferito in assoluto. Se poi parliamo di tipe che parlano con l'accento toscano, lì stiamo parlando proprio di un multiverso che ha veramente delle pile irraggiungibili di... Quindi senza ulteriori indugi passiamo al food tour di scoperte di roba tipica, roba non tipica. Quindi arriviamo a 2000 like prima di subito. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, se non volete perdervi il resto dei video. Smasha tutte quelle cose che devi smashare. Andiamo a farci un giro, ma soprattutto cambiamoci maglietta, perché quest'intro è stata registrata l'ultimo giorno di Arezzo, perché quando l'ho registrata qua la prima volta è venuto tutto sgranato in macro, in versione macro, perché purtroppo l'iPhone fa questi scherzi. Ogni tanto tocca stacce. Ci stiamo dirigendo alla pasticceria Bruschi, a circa un quarto d'ora di camminata dalla stazione, per fare colazione, appunto, pieno di cunicoletti belli. Pasticceria Bruschi, abbiamo preso un po' di roba. Partiamo innanzitutto dallo showreel, dall'unboxing. Cornetto alla crema, 1,30 euro. Poi abbiamo questa, perdonatemi regà, ma io ormai avete imparato a conoscermi, ho talmente la memoria pessima che mi dimentico di segnare le cose di cui dovrei parlare. È terribile come cosa, se ve la squizzo è bella morbida. Poi c'è questo che sono convinto si chiami qualcosa, pasta della nonna o qualcosa del genere. Questa qui con la crema dentro. E poi abbiamo questa qui che è la sfoglia, questa qui. Queste sono le cose che la signora, super carina e gentile, mi ha detto dopo che le ho chiesto che cosa mi può fare tipico e soprattutto che la pasticceria spacca a fare, insomma. Tutto ciò 5,10 euro. Quindi andiamo di cornetto con la cremina qua che si vede, vedete, no? Vabbè, raga, guarda che bello, farcitura bella. Bella la crema. L'impasto abbastanza morbido, forse leggermente secco, non spiacevole comunque. È un bel cornetto, ha una bella crema, tutto sommato un'esperienza ok. Guarda che bello, che la crema non sta solo al centro lì posizionata, ma vedete che sta anche dietro. Bella, bella. Passiamo al tortino della nonna. Guarda che bello. Se è della nonna, sì, devi provarlo. Com'è? Me lo dite voi? Ammazza però. L'impasto sa proprio di... come si dice? Cioè, il sapore dell'uovo, della farina, tutte queste cose unite insieme. Si sentono. Guardate, prima che lo mangio, la cremina qua. Questa quanto sarebbe venuta a costare? Sempre 1,30 euro. Ah, ok, praticamente è costato tutto 1,30 euro, tranne una cosa che è costata 1,20 euro, che è pane e lieviti. Quindi sarà questo qua, immagino. Questo qua, perché è più panoso. Mo' però siamo alla sfoglia adesso, questa qui. Con la crema in mezzo, vedete, a strati. Ci sono due strati di crema e tre strati di sfoglia. Con lo zucchero a velo sopra. Niente, sta casca ovunque. Difficoltà nel mangiare estrema. Però raga, questa forse è una delle mie cose preferite. Mi sembra eccessivo, signori, però la crema sopraffina, però se ne sguizza. Questa è l'unica pecca, raga, e purtroppo la sfoglia è così. Se ne sguizza, infatti, guarda, cioè ho morso praticamente solo le parti estreme. Questa qui non ho fatto in tempo perché se n'è andata in un posto al sicuro. Ecco, vedete, morbida al centro perché viene inumidita ovviamente dalla crema. La parte superiore crocchiarella, quindi si spezza con molta più facilità. Avrei dovuto prendere qualche fazzoletto. Passiamo all'ultimo dolce. Bello inumidito anche sotto, vedete, bello bello umidiccio. Andiamo a provare questo enorme. Mamma mia, sta benissimo. Io sto forse di tutto sto dolce. Pazzesco. La pasta è incredibile, morbida al limite quasi del friabile, si scioglie in bocca e la crema gli dà una mano. È pazzesca questa roba, è come se fosse una fetta di girella ma artigianale, super super morbida, friabile, cremosa.
Decisamente questa è la mia preferita. Se non fosse che io col dolce non vado super d'accordo. La mattina posso anche sopportarlo, ma troppo troppo no. Però too much, quindi ci fermiamo qui per il dolce. Toccano a pranzo, raga. Ma prima vado in hotel a fare il check-in, perché lo zaino non me lo voglio portare appresso. Il problema è che l'hotel è stato alla parte opposta della stazione, della stessa distanza. Quindi devo fare 20 minuti per... No, 15 minuti per arrivare alla stazione. Altri 20 per arrivare in hotel. Buona passeggiatina per smalti e tutto. Stiamo andando con Marutina all'osteria Lagania, che mi sono segnato, che l'ho trovata, non mi ricordo dove, su TripAdvisor o me l'hanno consigliata, non me la ricordo. Comunque Lagania, carina, osteria proprio bello, se magna tipico, cose buone, se spera. Andiamo a provarlo. Vedi, questo è uno dei posti in cui mi piacerebbe lavorare, perché è un'osteria, come ha detto Martina, la zozzona, cioè a cazzo di cane. Per esempio, no, qua ci stanno due tavoli accanto a noi, no? Ci stanno quel tavolo là e questo qua, no? Il nostro, no, pure era così. Solo se deve arrivare qualcuno eccetera dove puliscono, però se no non manco gliene frega un cazzo. Esatto. Allora, queste sono le bruschette, 5 euro, 5 eurini bruschetta normale, cioè con olio, pomodorini, funghi e patè di cazzi. Questi sono crostini neri e il patè è fatto di tipo fegatelli e cuore di pollo. Che inclusività. È tipico toscano, insomma, adesso lo assaggi, vedi, se vomiti o ti calma, però dovrebbe calmare. Se vomito, content. Bruschettina normale. Buon olio, nice. Bruschetta normale invasa da un pezzo di fungo. Non osare mai più farti vedere in questo quartiere. Bruschetta con pomodori. Le fa più buona mia mamma. Ma per 5 euro avete tanta varietà per due. Quindi se siete in due ne potete pigliare uno a 5 euro. E poi è una media di 2,50 euro a testa per tutta questa roba. Secondo me spacca. Proviamo quella con i funghi. Eccolo qua. Quello con i funghi, che sono caldi tra l'altro. I funghi sono super saporiti, quindi tanta roba. Sono porcini? Saranno porcini, perché vedo spesso il flex di usare i porcini in Toscana, quindi saranno porcini. Si sente che è casareccio, che lo fanno loro. I funghi secondo me li raccolgono loro. Fegato, cuore, cose di pollo. C'è l'interiora di pollo dentro. Ah, interiora di pollo? Bene, 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 ottimo, molto attraente come descrizione. Sa di patè generico mischiato con tonno rio mare, ma è buono, dai, ma a collo di brutto. Oh, antipastino per ora top e costa pure poco, quindi tanta roba. Eccoci qua. Eccola. Mamma mia, che bello. Vedo anche questa. Bella lì. Pappardellina, eh? Col cinghialino, col cinghialetto. Ha un bel faccino. Tu che te sei presa? Pisce all'aglione. Tipico. Buonissimo, la mangio sempre. È il mio piatto preferito. La mangi tutti i giorni, fai così. Tutte le mattine e sera. Se non prendo qualcosa al tartufo e me ne vado prima di prendere qualcosa al tartufo, beh, finita la mia fine. Non sai se sono al dente o crude. Promettente come cosa. Intanto volevo far notare un attimo una cosa. La montagna si sta accumulando in maniera incredibile. Intanto io prendo un tocco di cinghialozzo enorme con le pappardelle. Ragù di cinghiale, buono, pure leggermente piccantino. Allora, pasta fresca, ti dirò, sì, sembra pure pasta fresca, in realtà è leggermente piccantino, lo spezzatino di cinghiale. Mamma mia, ogni tanto arriva una svampa di tartufo da qualche parte, io voglio lanciarmi su verso quella direzione, proprio a pesce. Comunque hanno pulito i tavoli, quindi let's go. È finita più sul tavolo comunque che nella mia bocca. Poi 8 euro pure economico, buono un culo. Anche le due erano 8? Mi sembra sì. Spaccano i primi tra gli 8 e 10 euro. Antipasta 5 diviso a metà. Raga, oh, le osterie aretine. Eh? Guarda che bello questo. Non so se si è visto qualcosa. Si chiamano pici. Pici, attenzione ai pici, proviamo solo i pici normali. Buono il sughetto, però è cruda. Le pappardelle erano buone in culo. Io me le mangio, perché io me le mangio la pasta pure cruda e me frega, però. Bel sughetto. Però l'aglio buono in culo. Pomodoro, il sughetto di pomodoro, che è quello, tanta roba. Allora, ovviamente 1000x il cinghiale, le pappardelle comunque, 1000x. Però pure questo, d'estate ci può stare. Raga, è arrivato lo scarpetta moment. È un rito che determina la qualità
e soprattutto l'apprezzamento. E che non la stiamo a fa. Ovvio che la stiamo a fa. Proprio a stecca. Quanto godo che io sto qua e voi invece mi state a guardare. Ah, coglioni! Totally Worth, mamma mia. Farei video solo qua. Pizzeria del corso, qualità, qualità, alta qualità, ma soprattutto cibo buono. Ma proprio de buono del cibo. Quindi, quello è un po' più leornese. Vabbè, comunque, buono cibo, se spera, pizzeria del corso. Non mi ricordo come sempre se è consigliata da voi o trovata da me. Si è speso un pochettino adesso, 10,50€. Ma poi aspetta, avevamo detto il prezzo nel video di quello di prima? No, 26€. 26€ all'osteria abbiamo speso. Quindi erano 4€ di coperto, 1€ di acqua e 8€ a testa per il primo. Quindi abbiamo qua invece 10,50€ di pizza. Quindi un bel tot, ma abbiamo preso delle pizze carine, col tartufo, con le cose simpatiche. Bella altina, riscaldata un pochettino, margheritiena. Andiamo a provare la margherita. Oh! Sotto, croccante leggermente friabile. Cioè non è quel croccante proprio che frantumi, ma è quel croccante proprio, vedi, è proprio un po' friabile. Vedete qua com'è morbido l'impasto, molto bello qua. Sopra è abbastanza farcito. Il pomodoro un po' annichilito. Si sente la mozzarella, è protagonista, infatti c'è proprio una coperta di mozzarella. Andiamo a provare le altre. Ah vabbè, però guarda quant'è. Allora sì, posso accollarmi, vabbè, 10€. Me lo posso accollare, 10€ me lo posso accollare. Salsiccia, würstel e salame piccante. Sotto un po' più, cioè è un po' più sottile rispetto a quell'altra. La mozzarella di base è tanta e devo dire sì, copre un bel po' la pizza. Buono il piccante, raga. Proviamo sta salsiccetta. La salsiccia sulla pizza è sempre winner. Qui, no? Vedete che è bello scrocchiarello. Con poca mozzarella e tutto il resto, quindi voglio provare un attimo questo frammento. Ma sai che quasi non sembra impasto di pizza? Perché è più dolce. È come se fosse una crostata quasi, un po' salata. Sembra lievitata un bel po', perché è morbidissima dentro, quindi tanta tanta roba. Pizza con funghi e tartufo. Ho visto dei posti in cui costava un pochino di meno, ma cioè sono roba, cioè tartufo, sì. Quindi andiamo a provare sto tartufone. È troppo disperso forse, però perché io lo vorrei proprio bello concentrato, no? Piuttosto che disperso su una fetta intera, però c'è da dire, tanta roba. L'unica cosa è che c'è sempre tanta mozzarella, no? Cioè, vedete, lo strato di mozzarella, cioè, è un bel po' ingombrante. Però, raga, guarda quanto tartufo qui. Me ne mangerei a pacchi del tartufo, che vuoi te? Proviamo un funghetto e tartufo. Esperienza da provare. Sicuramente non è la pizza da, capito, tossicume che dici, ah, va, me sfondo di pizza con 2€. Però va provata, è un'esperienza. Buona in culo, mamma mia, quella col tartufo. Che buona!